iniziato tutto per curiosità, da clubber, da ballerino, da frequentatore di discoteche, sono passato poi al ruolo di DJ e nel corso degli anni mi sono evoluto sia a livello musicale che a livello artistico, tra virgolette, riuscendo anche a ritagliarmi un piccolo spazio dove sono riuscito a dedicarmi alla produzione. Sono di Colle Valdezza sotto l'ala protettrice dell'attuale gestore Carlo Spinelli, in arte Garrincia, mi ha introdotto nel mondo della musica elettronica e più specificatamente nel mondo dell'underground, perché proprio grazie a lui sono riuscito a staccarmi da tutto quello che era, diciamo, commerciale e dedicarmi a cose un po' più particolari, quale l'house che tuttora provo a proporre, a jazz, funky, blues, percorso di un DJ, di un artista, di un produttore, di quello che vuoi, non credo abbia mai fine, è sempre in evoluzione, perché comunque il mondo va avanti, le epoche cambiano, le ere cambiano, la musica cambia, quindi non può esistere un punto di fermo, c'è sempre andare avanti. Attualmente collaboro e lavoro per Farfa Sound, che è un gruppo prima d'amici ma anche di lavoratori professionisti che ci permette tuttora di portare avanti il progetto, la passione e anche il lavoro. Principalmente faccio il disc jockey come gli altri componenti del clan, mi occupo anche della parte comunicativa, della parte marketing, quindi curo le grafiche e la comunicazione, credo di essere una parte importante di tutto il circuito che ci permette di proporre feste e di far sì che il nostro percorso sia ancora in voga. C'è una sorta di ritorno al passato, sia come suono e anche come tecnologia, perché comunque vedo che non solo io ma tanti altri DJ e produttori stanno abbandonando l'uso di Traktor e dei computer per riproporre l'uso del vinile o anche dei lettori CD, per riprendere parti, suoni che erano appartenute a generazioni precedenti. Ho acquistato vinili vecchi per campionare appunto groove, bassi, synth, voci, quello che vuoi, però nel far questo poi ho riscoperto anche la voglia di risuonare vinili e di conseguenza poi sono ripartito a comprare vinili anche attuali. Che è la mia etichetta discografica, che è nata come la volontà di proporre roba non commerciale, come vetrina per i produttori che vogliano, non riescono a piazzare tracce che magari non avrebbero troppa forza sul mercato attuale, e a me non interessa la vendita, mi interessa fare un prodotto di qualità.